lo faccio davanti alla povera Irene, perché già mi ha detto che l'erotismo è una cosa sana, chiaramente, se non si poi trascende, chiaramente. Se non si trascende. Non si trascende. E, bene, invece l'ultima cosa, ma il e limite, poi siamo veramente. Okay, il limite è molto sottile, però attenzione. Certo, alla fine il confine è molto sottile. Sì, sì. E invece, per quanto abbiamo parlato tanto della Chiesa, abbiamo dedicato penso più di mezz'ora al diciamo, discorso a come la pensa la Chiesa, come si pone la Chiesa, come si pone Carolina nel mondo della Chiesa, già si è capito abbondantemente, molto esplicitamente, chiaramente. Però c'è stata qualche invece qualche risposta, qualche modo da parte della Chiesa, qualche presa di posizione in confronto di questo libro, no, o ancora no? No. L'attendo. Te l'aspetti? No, non credo. Abbiamo visto benissimo appunto dal video che è andato su anche su Da Santoro, che insomma hanno questa tendenza a non parlare di quello che è scomodo, quindi non credo che mi prenderanno mai in considerazione pubblicamente. Ciò lo consideri una cosa molto scomoda per la Chiesa questa? Beh, scomoda, io faccio anche riferimento insomma a quanto una serie di dogmi siano spesso molto più utili ai vertici dei culti che al singolo credente, quindi non ne parlo, certo, non ne parlo neanche male, ho molto rispetto per la fede delle persone. Quello che non mi sta bene è quando appunto la Chiesa con un dogma diventa invasiva nella vita delle persone, certo, e ti dice o sei così e va bene o sei così e sei sbagliato. Mi metto nei panni di un omosessuale cattolico, cioè mi sentirei avvilita dal fatto che la mia fede di appartenenza mi dichiara malato o, come è successo purtroppo, addirittura mi associa a un pedofilo, cioè una cosa veramente disgustosa. Bene, grazie a Carolina per questa ultima testimonianza. Ricordiamo appunto, abbiamo parlato appunto di questo, siamo veramente in chiusura, tra l'altro il GR è in compe, dobbiamo chiudere la puntata. E in questo sabato, ricordiamo appunto il 9 giugno 2007, abbiamo ospitato appunto Carolina Cutolo col suo libro Porno Romantica, edito da Fazzi Editore, un libro che sta andando veramente molto bene, la scorsa settimana al 7° posto per quanto riguarda nella classifica delle vendite. E ne abbiamo parlato appunto con l'autrice, che Carolina Cutolo, ne abbiamo parlato con Loredana Bontempi e con Irene Bozzi, direttrice di Io Sono, nonché conduttrice di una trasmissione molto importante e bella espositivamente, ma attualmente si chiama Smania e Mania, Smania e Mania su appunto su 5 Stelle, e poi naturalmente e su Sky anche. E anche su Sky, canale 906. Sono più canali, ma comunque sono più canali. 906. Comunque ricordiamo 5 Stelle, perché è meglio restare ancora sulla televisione tradizionale, forse perché il fatto del canale Sky, tutto quanto. Beh, ma ora ho scoperto che lo vedono Sky. Poi sono molto legato a 5 Stelle, perciò riesco a ricordare molto 5 Stelle. Beh, ma su Sky è 5 Stelle. Sì, sì, lo so, certo. Il canale satellitare, certo. Satellitare. Bene, a questo punto io faccio i migliori auguri da parte mia di Radio Roma, e anche penso si associeranno i miei radioascoltatori, appunto a Carolina per questo libro, speriamo sempre più in alto, naturalmente. Carolina Cutolo, Porno Romantica, Fazzi Editore. Ringraziamo perciò Carolina Cutolo, Loredana Bontempi, Irene Bozzi, linea regia, grazie a Giuseppe Savoca e grazie a Matteo Di Rocco, grazie a tutti voi per averci ascoltati. Linea alla regia e a risentirci a sabato prossimo. Dio, di che segno potrebbe essere? È una domanda interessante. Non lo so, io me lo immagino come qualcosa di potente, di forte, qualcosa come il toro e il leone, forse così. Errore, ci cascate tutti. Sì. E beh, se è nato il 25 dicembre non può essere che Capricorno, no? Ma che c'entra? Quello è Cristo. So due cose diverse, no? O no? Mi sa che c'hai ragione. Da Radio Roma, la radio dei VIP. Incontri, colloqui, interviste ai maggiori esponenti del mondo dello spettacolo, in un programma esclusivo di Antonello De Pierro con la regia di Sandro Alessi.